Buongiorno ragazzi, poi grazie e benvenuti in questa nuova puntata del Bar Sport. Come sempre sto facendo in questi europei, alla fine della giornata uscirò con questo Bar Sport in cui parlerò per l'appunto di tutte le partite che si sono giocate in modo molto breve. E vi avverto subito che domani, se tutto va bene ovviamente, se ce la farò, se no no, uscirà il mercato del Torino e verso le 14 come sempre, e verso le 18 uscirà un mio video sul fatto dello scontro Italia-Spagna. In quel video ne parlerò in modo diretto, parlerò della mia impressione sulla partita Italia-Spagna e sull'affrontare la Spagna. Detta questa piccola premessa, iniziamo subito con il video, ma prima, come sempre, andiamo con la sigla del Bar Sport. Girone A. E come volevasi dimostrare, nel girone A sono passate quelle che, diciamo, avremmo detto tutti che sarebbero passate. In pratica, vabbè, famola facile, è passata la Francia e la Svizzera. Ed era molto molto pronosticabile questo, poiché Francia e Svizzera partivano, diciamo, ai nastri di partenza, scusate la ripetizione, come le favorite del girone. C'è da dire però la solita cosa che dico ogni volta, è che non è possibile che Svizzera e Francia stanno sempre nel girone insieme, nel loro girone di merda. E non a caso sono passate solamente le prime due, mentre le altre non sono riuscite a passare. Mi dispiace per De Biasi, che comunque aveva fatto una bella cosa con l'Albania, giocando comunque tre buonissime partite. Però tre punti e una differenza reti di meno due in passivo non è bastata appunto per qualificarsi. Diciamo che il pareggio, diciamo, tra Svizzera e Francia è più che deciso, secondo me. Perché è più che deciso? Perché la Svizzera passava seconda con un bel pareggio con la Francia e rischiava di non passare nel caso la Romania vincesse, eccetera eccetera. La Francia passava prima con un pareggetto e quindi è stato abbastanza normale il pareggio 0-0 a tavolino, come volevano un po' tutti. Diciamo che comunque è stata una partita molto ignorante, e questo va detto. Ignorante perché, allora, Pogba che fa la scimmia cadendo su, cioè praticamente si è incastrato, non so per chi non l'ha visto, sul corpo di uno, di un tizio della Svizzera, poi scendendo, perché non riusciva a scendere perché faceva tipo così, è sceso con le mani, ha acchiappato per terra, ha cominciato a gattonare praticamente al contrario per tipo quattro passi, e poi è uscito. Poi nel momento in cui si è alzato ha preso un altro della Svizzera per la maglietta Pogba e gli è rimasta la maglietta in mano, cioè gli si è strappato un pezzo, quello. Tanto che un giocatore della Svizzera ha detto: speriamo che insomma, che è la Puma, la Nike, che è l'Adidas, quella che gli fa le magliette, non fa anche i preservativi, perché sennò qui stiamo tutti nella merda. Gli si è strappate due o tre magliette i giocatori della Svizzera. Pensate, hanno dovuto cambiare due o tre magliette. E poi, per concludere questo grande show di ignoranza, uno della Svizzera ha stoppato il pallone d'attacco e gli si è bucato, ragazzi. Cioè, gli si è bucato il pallone in due, gli si è aperto sotto il tacco, sotto il tallone. Ma come cazzo? Nell'altra partita, invece, complimenti all'Albania che mi fa perdere la schedina, mi fa smadonnare. Però nel match ignorante fra Albania e Romania vince l'Albania, ma purtroppo per loro non serve a nulla perché saranno lo stesso eliminati. Girone B. E qua ci casca la sorpresa. Ci casca la sorpresa perché sì, ci aspettavamo tutti una buona prestazione del Galles, cioè io almeno me l'aspettavo e penso pure voi. Però non ci aspettavamo, penso, nessuno che passasse primo, sarebbe passato primo come cazzo mi pare. La prestazione del Galles contro una Russia che vi avevo anticipato poi essere deludente, l'avevo detto nel video, secondo me deludeva insieme alla Turchia, e sono uscite Russia e Turchia. Avevo detto che secondo me la Russia arrivava agli ottavi, ma poi veniva eliminata. Arrivava agli ottavi solamente perché si passava anche come test. Invece la Russia ha fatto veramente schifo, andando comunque a vedere che avevo ragione sul fatto che la Russia aveva solo Zagoev, come cazzo si chiama, e quando si è rotto ormai è finita la storia russa. Mentre il Galles ha spruzzato gioia da tutti i pori, passando e distruggendo nel modo più totale appunto la Russia. Ora Putin uscirà la bomba, uscirà l'atomica, speriamo di no, povero Galles. Nell'altra partita invece del girone B, l'Inghilterra non riesce ad andare oltre lo 0-0 con la Slovacchia. Per la Slovacchia lo 0-0 è stato fondamentale, ma non troppo, perché molti dicevano senza questo pareggio la Slovacchia non sarebbe passata. Non è stato così in realtà, perché anche se la Slovacchia avesse perso sarebbe andata, diciamo, agli spareggi del terzo punto, come posso dire, alla classifica agglomerata delle terze con tre punti, ma con una differenza reti di meno uno, almeno che non avrebbe presi più di uno, e a quel punto sarebbe passata ugualmente. Solamente che è passata come miglior terza e ora se ne va ad affrontare, complimenti a loro, la Germania, saranno felici. La Slovacchia passa come terza, passa come seconda quindi l'Inghilterra, che fatemi dire che l'Inghilterra è una squadra che non capisco, perché ha giocato tre partite secondo me fatte molto molto bene. Probabilmente la peggiore che ha giocato ha vinto, che è quella con il Galles. Con la Russia ha fatto una signora partita e ha pareggiato. Con la Slovacchia ha fatto una signora partita e ha pareggiato, facendomi perdere anche oggi la schedina. Cioè anche quel giorno ho fatto tutte schedine, tutte perse per colpa di una squadra al giorno. Vaffanculo all'Inghilterra. Però comunque il Galles va dritto dritto avanti per la sua strada e ora approderà agli ottavi di finale come miglior prima. Cioè come prima in realtà, che cazzo dico come miglior prima? Come prima. Girone C. E qua insomma c'è veramente poco da dire.
ragazzi, occupo solamente 2 secondi perché Germania e Polonia hanno vinto entrambe 1-0, come ci si poteva aspettare. Poi la Germania è passata prima e la Polonia seconda. Complimenti all'Irlanda del Nord che è riuscita a passare al terzo posto nonostante abbia fatto solamente 3 punti, se non erro. Sì, 3 punti. Malissimo l'Ucraina. L'Irlanda del Nord va agli ottavi ed è la prima volta che tutte e 4 le squadre del Regno Unito vanno avanti, ovvero Irlanda del Nord, Air, che sarebbe l'Irlanda, Galles e Inghilterra. Quindi complimenti a loro. Girone D. E anche qua ci scappa la sorpresa. Ci scappa la sorpresa perché tutti ci saremmo aspettati ovviamente il primato della Spagna. Non è stato così perché la Croazia ha giocato bene, ha giocato meglio, secondo me ha giocato a viso aperto. La Spagna è stata sì sfortunata, ma è stata scarsa nell'approfittare di ciò che aveva, perché comunque è passata in vantaggio, e quando tu passi in vantaggio sei la Spagna contro la Croazia, non puoi permetterti di fatti rimontare. Poi sull'1-1 hanno dato c'era un rigore per la Croazia, se non erro, Solari, che non hanno dato. Hanno dato un rigore alla Spagna che c'era, ma se l'è cagato. E poi all'ultimo minuto non puoi permetterti di prenderti il gol del KO. La Spagna verrà contro di noi, cercherà di dimostrare comunque che sì, è la Spagna di sempre. Speriamo che non lo dimostri, perché ovviamente andiamo a giocare noi contro la Spagna. Però c'è da dire che comunque la Croazia ha fatto un gran bel girone. Cioè sarebbe passato, pensate ragazzi, con 9 punti se non fosse stato per quel rigorino al 94esimo dato alla Repubblica Ceca. Per cui complimenti a loro. Passa la Spagna come seconda. Vengono eliminate Turchia e Repubblica Ceca. E anche qua quindi passano solamente le prime 2. Tutti gli altri gironi, oltre ovviamente il A e C, sono passate le prime 3. Girone E. E nel girone E ci siamo noi. E di noi ho già parlato abbastanza in un altro video, ovviamente del video che parlavo della partita di Italia e Irlanda. Sono contento per l'Irlanda. Voi avete detto contento per cosa? Alcuni mi hanno detto perché devi essere contento, perché ci hanno preso a pallonate tutta la partita. Ragazzi, allora l'Irlanda era la prima, se non sbaglio la prima, comunque la prima storica qualificazione all'europeo. Doveva qualificarsi già 4 anni fa, se non erro. Però la Francia, per qualificarsi, gliela ha inculata. Forse era il mondiale, quello era il mondiale 2010. Stava non mi ricordo che competizione era. Comunque stava andando felicemente alla fase finale ai gironi. Poi la Francia gliela ha inculata segnando al 90esimo di mano. E sono andati loro ai gironi poi della competizione. L'Irlanda, sono molto contento per loro, perché hanno fatto, ragazzi, un signor girone. Cioè ovviamente vabbè, hanno perso con il Belgio, ok, però hanno fatto una signora partita con noi, andando sempre molte volte vicino al gol, giocandola bene. Invece con la Svezia sono andati, diciamo, hanno dominato tutta la partita, andavano a vincere 1-0. Poi al 90esimo si è fatto l'autogol sfigato di testa, pure bello. Però comunque generalmente non è stata una brutta partita, non ha fatto un brutto girone, diciamo così. Comunque nell'altra partita del girone il Belgio vince all'ultimo 1-0 contro la Svezia con un grandissimo gol di Nainggolan. Quindi applauso a Nainggolan. Il Belgio va avanti, ragazzi, affronterà l'Ungheria. Molti hanno detto però che palle. Sì, è vero, che palle, che noi siamo arrivati primi, affrontiamo e siamo quella delle tre che affronta la squadra più forte. Però c'è da dire anche, ragazzi, di non sottovalutare l'Ungheria, che sì, è una squadretta. Io addirittura avevo detto che Irlanda del Nord e Ungheria, secondo me, erano le due squadre più deboli dell'Europa. Sono passate tutte e due proprio alla mia faccia, alla faccia mia, si saranno fatte tutte e due una risata. Però c'è da dire che l'Ungheria gioca con il cuore e probabilmente il Belgio sottovaluterà l'Ungheria. Probabilmente rischierà se sottovaluterà veramente l'Ungheria, che comunque ha giocatori abbastanza buoni. Non me l'aspettavo, complimenti a loro, lo ripeto. Per cui dico di stare attenti all'Ungheria da parte del Belgio, che comunque passa secondo e se ne va tutta vita verso gli ottavi di finale. Girone F. E qua niente. Allora Ronaldo, perché tanto ormai il girone F è Ronaldo, fa una buona partita. Si doveva svegliare prima, è passato agli ottavi ingiustamente, diciamo così, andando a affrontare anche la Croazia ingiustamente, secondo me, perché sì, no, non parlo di Ronaldo ingiustamente, parlo del Portogallo ingiustamente. Ronaldo ha fatto una bella doppietta, però ragazzi, anche il giocatore dell'Ungheria ha fatto una bella doppietta, quindi anche complimenti a lui. Facciamo i complimenti a chi se li merita. Faccio i complimenti, salta anche a Ronaldo, perché nonostante l'avevo insultato settimana scorsa anche quella prima, perché ha fatto 2 prestazioni di merda, questa volta ha giocato anche molto bene facendo 2 gol e un assist, di cui 1 di tacco. Portogallo passa terzo, non ti puoi permettere di passare terzo in un girone, ragazzi, così ridicolo come questo con Austria, Ungheria e Islanda. Avevo detto che l'Islanda era una buonissima squadra, nessuno mi aveva creduto, avevano detto che arrivava ultima, non è stato così. L'Islanda ha vinto 2-1, seppur all'ultimo. Infatti andate a vedere, ragazzi, per favore, il commentatore dell'Islanda che è crepato, mi ha fatto troppo ridere quando ha segnato l'Islanda all'ultimo minuto. Però loro hanno vinto contro un'Austria deludente al massimo. Ragazzi, l'Austria è stata veramente la squadra più scarsa di questo europeo, la delusione grande, insieme, come ho detto, come avevo già anticipatamente detto, insieme alla Russia e alla Turchia. Quindi niente da fare, ragazzi. Per quanto riguarda gli accoppiamenti dei gironi, ne parlerò, come vi ho detto, in un video apposito per domani, cioè Italia-Spagna ne parlerò domani. E poi penso che, non so se domani o dopodomani, ora vediamo, uscirà un video, secondo me, sui miei pronostici. Voglio fare questo video così, voglio cominciare a fare dei video sui miei pronostici degli ottavi di finale dell'Europeo. La penso così, proviamo a fare questo pronostico, vediamo come va. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace. Se vi ha fatto cagare, ovviamente un dislike. Buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.